me. Allora, ben ritrovati per questo tema che sta interessando ormai sempre più persone, il rapporto tra nonni e nuove tecnologie. Già, perché l'imperativo è ormai sveltire la burocrazia. Sempre di più istituzioni, uffici ci propongono un nuovo modo di comunicare, un modo completamente diverso. Pensate che per l'INPS e l'ACI una mail ha lo stesso identico valore di una raccomandata con ricevuta di ritorno. Quindi un modo decisamente diverso si comunica online con le istituzioni, stando seduti magari a casa davanti al proprio computer. E loro appunto che fanno? E i nonni che fanno? Pensate che ci sono dei nonni che insomma chattano con nipoti dalle altre parti degli oceani, creano blog dove raccontano le proprie storie di vita passate, presente, insomma si tengono in contatto, si tengono vive con il mondo esterno. Chattano, messaggiano, fanno di tutto su questo enorme mare che è internet. Naturalmente però non per tutti è proprio così semplice, eh? Eh no. Partiamo da qui. Di nonni e nuove tecnologie, chissà dove sarà andato questa settimana. Oggi è venerdì e come di consueto abbiamo il nostro viaggiatore per i comuni, le città italiane, le famiglie italiane, Emilio. Dove sei, Emilio? Emilio Ravel! Buongiorno, buongiorno da Aiello Calabro, un delizioso paesino vicino a Cosenza. Sorge su uno sperone di roccia quasi sul mare e è famoso per i suoi fichi secchi, però, che è la specialità della Calabria, però io purtroppo non sono qui per i fichi secchi ma per parlarvi di computer. E qui io vi devo confessare una mia vergogna, una cosa che ho tenuto nascosto anche a voi. Io non ho mai avuto nessun contatto con il computer. È una buona occasione però per venire qui a Aiello Calabro, dove vi farò conoscere un fenomeno, direi, dei computer. Aspettate un secondo e fra poco ci rivedremo e vedrete che sarà interessante anche per voi che magari conoscete benissimo il computer. Siamo molto curiosi, Emilio, di vedere chi ci presenterai e grazie per aver ammesso questa tua ignoranza, ma giustamente sei andato lì per imparare, mi sa. Comunque. Insomma, chi è questo personaggione che ci vuoi presentare? Siamo molto molto curiosi, io e Arianna. Io voglio soltanto sapere da voi, è questa la casa del professore Medaglia? Sì. Allora, scusate, ci vediamo dopo, questi sono tutti amici del professore. Vediamo un po', allora, di suonare. Buongiorno, non sarai mica tu il professore di computer? No, è mio nonno. È tuo nonno, andiamo a trovarlo. Andiamo. Sono certo curioso, Arianna, di vedere chi è. Tutti, una famiglia intera. Deve sì, te la cavi col computer? Sì. Pensa un po', io ancora invece no. Vado per imparare. Buongiorno, signori. Buongiorno, professore. Sono finalmente arrivato a conoscerla. Buongiorno. Buongiorno, complimenti. Questo è il professor Medaglia e questi sono alcuni dei suoi familiari. Questo è il suo studio, questo è il suo computer. Questo signore, ora ci parleremo subito dopo avervi presentato la signora Alida e il signor Eugenio, che è il suo figliolo. Ecco. Allora, professore, venga. Si volti un momentino. Devo concludere la lettera. Aspetti, adesso diciamo una cosa, ma lei quanti anni ha? E lo dico con orgoglio. Dica. C'ho 94 anni. Professore! Ma come 94 anni? Vabbè. Ecco, il professore è, come dire, un espertissimo non soltanto di computer ma anche di tante altre cose, ma a noi interessa di sapere come mai a 94 anni lei sa il computer, quando l'ha imparato, quando l'ha cominciato a studiare. Ho avuto i primi approcci, sì, quando avevo già 84 anni. Ah, un ragazzo. A bella età. Quindi ho incontrato le difficoltà, all'età, 84 anni, perché è facile apprendere, perché si dimentica facilmente. Certo. Poi consigliato da mio figlio, diretto, ho avuto lezione da mio figlio, no? Ah sì, eh? Detto. E che cosa ne ha ricavato lei dal computer? Ha avuto qualcosa indietro? Cioè è riuscito ad avere dei vantaggi dal computer? Prima di tutto sono entrato nel mondo dell'internet, che immaginavo
sempre che me l'aveva descritto lui, mio figlio Eugenio, sì. No? Le meraviglie, la cosa meravigliosa. Se non fai questo, se non faccio questo, dicevo io, come mi presento all'aldilà? Senza queste conoscenze meravigliose. Questa sarebbe la prima volta. Allora ho voluto proprio insistentemente e ho imparato a entrare nel mondo dell'internet. Con chi comunica lei? Comunico prima di tutto pure con l'estero. C'ho il mio figlio che è a Londra con la moglie, comunico. C'ho parenti in America. È comune, comando messaggi, leggo la posta elettronica che parte e ritorna. Benissimo. Quindi questa è la comunicazione che faccio. Ma io volevo soltanto sapere una cosa, ma questo signore qui, mi testimoniano i figli, la nuora qui, è stato lui poi che ha cominciato a incoraggiarvi a entrare nel mondo del computer, mi risulta. Sì, è vero, è stato lui. Anche lei quindi adopera il computer? Poco. Però sta imparando. Sto imparando. E lei? Vabbè, io sono colui che ho iniziato mio padre alla conquista di questa tecnologia quando lui, come si è detto prima, era appena un ragazzo di 84 anni. Senta, ma come mai ha pensato? Magari molti pensano di non disturbare le persone anziane e complicarvi la vita, invece lei no, ha pensato una cosa molto più fattiva. Io ho pensato di, poiché lui per natura, per indole, per carattere, per storia, è un tipo curioso, si meraviglia delle cose, conserva ancora questa mentalità di bambino aperto alla meraviglia. Bene, allora io ho cercato di stimolarlo e di aprirlo a questo nuovo mondo meraviglioso, perché lui mi parlava sempre che i suoi primi giocattoli erano le biciclette con le ruote di legno. E io ho detto, guarda, è stata fatta intanto molta strada dalla ruota di legno fino a quest'altro giocattolo e l'ho invitato, gli ho fatto comprare un primo rudimentale computer e poi da lì piano piano, spinta dopo spinta, meraviglia dopo meraviglia, notizia dopo notizia, novità dopo novità, ogni tanto quando li incontravo tiravo fuori una novità, si può colorare, si può giocare, Emilio, si può cantare. Si può giocare, Emilio, si può cantare, ma non dirmi. Bene, che volete sapere? No, Emilio, non mi dire che il professor Medaglia è anche su Facebook. Lei conosce Facebook? Ah, oh, così, sì, sono. Sì. E che cosa comunica? Con chi comunica? Comunico con la gente che prima di tutto mi sono iscritto. Ah. A questa solalizio, non so, e così con un sacco di amici che si fanno vedere e vogliono sapere, quindi scambio di messaggi, sì, e di conoscenze. Cosa vi dite? Eh? Cosa vi dite? Cosa vi dice? Ci diciamo novità, come va, che età, a quest'età, proprio meraviglioso, sei con la mente serena. Mi fa molto piacere parlare con te, quindi con molta soddisfazione io rispondo. E come se la cava lei con gli altri attrezzi mediatici moderni, tipo il telefonino? Sì, telefonino pure, perché il telefonino praticamente che cos'è? È una miniatura del computer. Sì, però bisogna conoscere. Io mando pure messaggi, ricevo pure messaggi da parte di amici, eccetera, eccetera. Quindi lo uso spesso. Professore, si può dire che lei è in comunicazione con tutto il mondo? Perché, precisamente. Perché gli aielesi, cioè gli abitanti di questo paese, sono in gran parte emigrati, però si collegano spesso con il loro paese, la loro radice. E lei ci parla? Quante volte qualche amico lontano che sei in America, per esempio, ha visto su internet qualche pubblicazione mia di una poesia? Sì. E che ha letto, meravigliato, come a quest'età ancora scrivi e mi fa piacere che fai uso del computer. Lei che cosa abbiamo scambiato? Che cosa ci ha guadagnato in questo scambio?
prima di tutto sono rimasto, diciamo così, sereno, ho dimenticato gli acciacchi che sono relativi alla vecchiaia. Ma c'è una storia di una medicina che lei cercava, vedo? La medicina per lo stomaco. Allora... Mi avevano segnalato che la medicina, che in America c'era una medicina miracolosa. E allora? E io ho fatto una ricerca sul computer, no? Sì. E quando ho visto che la molecola di questa medicina era identica a quella attuale che sto prendendo, ho lasciato stare. Ha continuato a pigliare il computer. Ha continuato a pigliare il computer. Emilio! Emilio! Ci vediamo tra poco! Ci vediamo tra poco. Benissimo, intanto piacere, studia che mi pare che hai trovato la persona giusta che ti può aiutare. Il mio professore. Bravo, studia Emilio che poi ti interroghiamo. Allora, torniamo subito dal nostro Emilio Ravel, dal professor Medaglia. Vediamo se Emilio ha imparato qualcosa, vediamo che cosa succede. Emilio, dove sei? Intanto io sono naturalmente in questo paese molto carino che si chiama Iello Calabro e ho preso la prima lezione dal professor Medaglia, il quale non è solo nella sua avventura col computer. Mezzo paese collabora con lui perché entrano in comunicazione con tutti gli aiellesi che si sono sparsi per il mondo e che conservano questo legame con il loro paese proprio attraverso questi mezzi di comunicazione. Non è vero? Ecco qui, questo è un giornalista. Un giornalista che lavora al giornale... Il Quotidiano della Calabria. Ecco, che è stesso in tutta la Calabria. Sì. Ecco, lei però è attivo in questa partecipazione insieme con il professor... Sì, il zio Mimì, come ama farsi chiamare, è un mito. Insomma, aiuta un po' tutti e poi collabora anche con noi perché abbiamo un blog rivolto a tutti gli aiellesi nel mondo con cui, insomma... come dire, stiamo in contatto, aiutiamo a mantenere le radici, a ritrovarsi con tutti gli emigrati all'estero. Ecco. Ecco, voi avete fondato un blog dedicato agli emigranti aiellesi, ecco, che hanno ancora nel cuore la mente e i profumi, come dite nella dichiarazione, delle immagini, sono i sapori del nostro piccolo grande paese. Anche lei è un... impegnato in quest'opera, vero? Lei sì. È un ingegnere elettronico. Ingegnere informatico, sì, informatico. Sì, insieme al collega Bruno ci occupiamo di questo sito, insomma, della promozione su internet del nostro paese e forniamo notizie anche agli aiellesi che sono nel mondo e che magari vogliono conoscere quello che succede. Avete una specie di giornale? Sì, il nostro è una sorta di giornale online. Che si proprio per fornire le informazioni soprattutto agli aiellesi nel mondo, perché ce ne sono diverse. Quanti? Ci sono varie comunità in molti paesi, come in Canada, in Argentina. Per esempio? In Canada c'è una comunità. Sì, pensi che a Sault Ste. Marie, che è nell'Ontario, in Canada, è un paesino di 80.000 persone, 30.000 sono calabresi e di questi 30.000 addirittura 14.000 si stima possano essere gli aiellesi oriundi. Si può fare un colpo di Stato, ragazzi? Sì, senz'altro, sì. Benissimo, io intanto vorrei che il mio aiutante qui, Giuseppe, vai a chiamare il nonno intanto, così chiudiamo la trasmissione con lui. Intanto c'è un signore che però, venga, vorrei presentarvi. Questo signore è il presidente di che cosa? Di un'associazione? Di un'associazione calabrese che abbiamo formato. Come si chiama? Calabria Unita. Calabria Unita. Con che scopo? Con lo scopo noi ci dedichiamo all'artigianato. Ecco. All'artigianato noi facciamo corsi di idraulica in forma gratuita per i figli dei calabresi, ecco, che oggi hanno un mestiere nelle mani che si possono... utilizzare. Esatto. Noi dobbiamo dire questo, che l'emigrazione italiana si è contraddistinta sempre, non tutti sono così, ma gli italiani, soprattutto i meridionali, sono andati con una grande cultura del lavoro fuori, è vero? A parte la cultura del lavoro, noi abbiamo un'associazione Calabria Unita che ha 1.600 soci. Ah, benissimo, bene. Abbiamo una federazione calabrese che ci sono 73 a Buenos Aires, bene. 73 associazioni calabresi. Bene, io le faccio tantissimi auguri, Presidente. E intanto vedo il professore che senza cappotto, niente, è venuto fuori. Un saluto, vi ringrazio a tutti. E facciamo chiudere. Grazie.
Lui è giovane, se lo può permettere. Ciao. Caro professore. Vecchia guardia. Su medaglia. Eccoci qua, vecchia guardia possiamo dire, noi invece ancora abbiamo tempo. Senta, volevo che lei mi chiudesse questo collegamento, siccome questo signore è anche un poeta insieme a tantissime altre cose. Ma non dire tante poete. Insomma, va bene, però vorrei che, siccome spetta quasi a lei, come la festa di Natale, spetta sempre al più giovane, al più piccolino di fare la poesia di Natale e gli auguri. Vorrei che lei mi dicesse una sua cosa. La festività prossima di Natale, quindi ho abbassato con la poesia. Sì. Che si riferisce alla... Ecco, ce la dica, che non, così con questo qui. Chiudiamo il ma posso nostro... dire qualcosa? Certo cosa, la se... può dire. Molto volentieri, sì. Ecco fatto. Semplicissima. Semplicissima, è il suo fregio anche, professore. È una dedicata al bambino Gesù. Ecco. Dormi, mio caro bambino, dormi, mio dolce Gesù, voglio restare vicino alla tua cuglia, qua giù. Poi l'ultima, che perché è Luca. Pace per tutta la gente, nato è il divino redentore, scende dal cielo e si sente il suo messaggio d'amore. Ecco, vedete, questo è lo spirito, questo è lo spirito, perché come diceva Corrado Alvaro, il calabrese vuole essere parlato, vuole che qualcuno parli con lui e vuole parlare col mondo, e questo è un esempio. Emilio, studia, che quando torniamo su ti interroghiamo noi per bene. Bene, benissimo, grazie. Torna grazie, col PC! Grazie. Arrivederci. Mandaci a tutti. Una mail, Emilio! Un applauso! Un applauso! Ciao a tutti! Ciao a tutto, Aiello Calabro! Grazie per essere stati con noi, grazie Emilio Ravella, grazie a Fabrizio Pieracci, al professor Medaglia, un mito, come hanno detto i suoi compaesani, un mito è vero.